Maria Fossati ha un dottorato in design e è anche un'atleta. Ha vinto una medaglia d'argento alla Maratona dei Cyborg di Zurigo, gara tra partecipanti da tutto il mondo che si sfidano in compiti della vita quotidiana. Sono stati dei mesi veramente intensi, sia di preparazione tecnica, ma anche fisica e psicologica per affrontare la gara. Maria Fossati è soprattutto la designer della protesi Softhand Pro, parte di un progetto di ricerca europeo rilasciata in open source. Una nuova generazione di arti artificiali che usa i principi delle neuroscienze e i metodi della robotica soft. La prima bellezza che ho notato in questa mano è sicuramente nelle proporzioni, perché non è facile sviluppare una tecnologia che sia comunque in grado di rispondere alle proporzioni umane. E quindi è una mano piccola che ben si adatta alla mia mano destra. Come vediamo, sono circa della stessa misura. Secondariamente, la bellezza di questa mano è nell'invito che lei stessa, grazie alla sua architettura, fa nel gioco. Quindi sin dal primo momento in cui l'ha provata, mi è subito venuta voglia di intrecciare le dita, di giocare con queste dita flessibili, ed è una cosa che con le altre protesi mioelettriche non è possibile. Tecnologia e funzionalità vengono tradotte e interpretate secondo canoni che vanno oltre la simulazione dell'umano. E quindi ecco la volontà di apportare anche questa finitura trasparente che dichiari da subito la sua natura tecnologica. È una bellezza che porta ovviamente un messaggio di inclusione sociale, un messaggio di coraggio di portare anche una protesi che non abbia un aspetto mimetico. In altri esempi ancora, la ricerca parte da concetti minimalisti. Una protesi robotica prodotta in collaborazione con l'INAIL ha un solo motore per ottimizzare la riproduzione dei movimenti rendendoli più leggeri. Quando la persona intende aprire la mano, pensa sostanzialmente in modo istintivo in realtà, quindi non ragionando, ma diciamo istintivamente ricorda di aprire la mano attivando gli stessi muscoli che usava una volta e la protesi corrispondentemente si apre. Il cervello formula il pensiero e indica l'azione, ma anche qui l'estetica arriva a distinguersi a tal punto da far parte degli oggetti esposti al Museo del Design Italiano. La ricerca del bello va dall'uomo aumentato alla sua controparte robotica, come in un gioco di specchi. Dai primi congegni meccanici dell'antica Grecia fino alle frontiere dell'intelligenza artificiale, è l'accuratezza dei dettagli a suscitare in noi emozione e empatia. Oggi fa appena sorridere l'umanoide poco più che un giocattolo. In pochissimo tempo è stato soppiantato da robot da lavoro che si esibiscono in movimenti fluidi degni di un ballerino. Ed è stata chiamata proprio una coreografa a istruire il team di ingegneri e sviluppatori per ottenere questo risultato mai visto prima. Siamo alle soglie di una nuova estetica dell'umano quasi robot e del robot quasi umano? E ora che possono ballare come noi, possiamo anche amarli?